Benvenute e benvenuti a questo appuntamento che vede insieme il Duo Ad Libitum, formato da Elena Saccomandi alla viola e dal sottoscritto Walter Gatti all'organo, con il gruppo dell'Archicembalo, che condivide con noi un assaggio vivaldiano tratto dalla loro maratona discografica della quale vi parlerò più avanti. Il Duo Ad Libitum ha iniziato la sua attività qualche anno fa con l'obiettivo di incrementare il non vasto repertorio per viola e strumenti da tasto, siano essi l'organo, il clavicembalo e il pianoforte. La prima risposta a questo bisogno è stata la trascrizione. Dal repertorio per violoncello e basso continuo, adattandolo alla tessitura della viola, dal repertorio organistico e prediligendo la scrittura in trio con la trascrizione di corali e delle trie suonate per organo di Johann Sebastian Bach, ma anche di altri autori, spaziando dal primo Rinascimento ai contemporanei, ai quali abbiamo anche commissionato nuovi lavori. Oggi presentiamo tre aspetti di questa ricerca, iniziando dalla trascrizione di uno dei corali di Johann Sebastian Bach tra i più famosi ed amati, Nun komm der Heiden Heiland, oggi viene il Salvatore dei Pagani, BWV 659. La composizione fa parte di 18 corali detti dell'autografo di Lipsia. Il termine è alquanto improprio, poiché la raccolta contiene un lavoro di ricopiatura che non sempre è della mano di Johann Sebastian Bach, che a quel tempo era invecchiato e con grandi difficoltà a causa del declino della sua vista. Inoltre, una stratificazione di scritture appartenenti a periodi differenti. Questo perché Bach era abituato a riprendere i propri lavori per migliorarli. Quindi qui ci troviamo in presenza degli ultimi atti della vita del maestro, quindi all'acme della sua arte, che come un testamento ci viene lasciato nel massimo del suo livello. La linea melodica affidata alla viola è riccamente ornata ed espressiva e si muove su di un basso con moto costante ed un accompagnamento a due voci che in maniera discreta, per imitazioni con un contrappunto magistrale, riprende il tema del corale. Nel corale si descrive l'attesa del Messia, promessa di redenzione attraverso il suo sacrificio, e trova una sua descrizione musicale in un sublime dolore evocante il massimo dono per l'umanità, la vita stessa di Gesù Cristo.
L'archicembalo è un ensemble barocco nato nel 2000 ed è il risultato di anni di lavoro nella ricerca non solo musicale, ma anche di giusti compagni di viaggio. Giacché il desiderio di Marcello Bianchi, violino e concertmeister, e di Daniela De Micheli, clavicembalo e direttore artistico, è sempre stato quello di dar vita ad un organismo in cui la bellezza delle esecuzioni non fosse creata solo dalla bravura dei singoli e dal rispetto per gli autori e il periodo storico a cui appartengono, ma da una comunione di intenti e di visione che va molto oltre queste imprescindibili basi. I video dell'archicembalo dedicati a Vivaldi sono stati prodotti durante la full immersion per la registrazione dei 51 concerti e sinfonie per archi e basso continuo di Vivaldi e sono un perfetto quadro che si delinea durante lo scorrere delle straordinarie melodie dei concerti RV 143, 109 e 114, della gioia di far musica e dello spirito di profonda unità con cui il gruppo affronta ogni esecuzione. Dal video di presentazione di questo progetto ascoltiamo un movimento, l'Allegro assai, tratto dal concerto in fa minore per archi e basso continuo RV 143. François Couperin il Grande rappresenta la vetta di una dinastia di compositori e organisti legati alla chiesa di Saint-Gervais a Parigi. A 17 anni era già organista di questa chiesa e a 25 organista della Chapelle Royale, l'anno dopo maestro di clavicembalo dei Figli del Re. Ha rivoluzionato la didattica del clavicembalo descrivendo con dovizie di particolari ed esempi musicali di uno stile che egli riteneva imprescindibile per formare il gusto dei suoi allievi. A 22 anni ottiene il privilegio del re per pubblicare la sua prima opera, un insieme di brani organistici consistenti in due messe, una per l'uso nelle parrocchie e una per i conventi. Dobbiamo immaginare la sua musica inserita nel cerimoniale parigino, di grande fasto, vedi di grande teatralità, con l'obbligo rigoroso di utilizzare come materiale per la composizione il canto gregoriano. Noi vogliamo far apprezzare nel video seguente il sesto verso del Gloria della Messa per le Parrocchie, il Qui tollis peccata mundi, una pagina di grande bellezza che dipinge nelle sue volute la supplica del peccatore. Il brano è stato trascritto per viola e organo dall'originale per organo solo e viene esaltato dallo strumento ad arco che canta nella tessitura del tenore, come viene richiesto nel titolo Antaille.
Marcello Bianchi e Daniela De Micheli pensano di aver trovato finalmente l'assetto ideale per l'archicembalo, quello, per intenderci, che porta alla totale fiducia nei colleghi. La fiducia data dalla vera stima professionale, dalla conoscenza profonda della personalità musicale di ciascuno, dal capire al volo le intenzioni musicali di chi hai accanto, dal condividere visioni, progetti, entusiasmo, tanta dedizione e un amore profondo e viscerale per ciò che, insieme ai colleghi, hanno il privilegio di poter considerare molto più di un lavoro. L'archicembalo ha una particolare predilezione per il repertorio italiano del 600 e del 700 ed ha rivolto il suo interesse principalmente verso l'opera di Antonio Vivaldi, tanto da sviluppare un ambizioso progetto discografico, accolto con tale fervore dal pubblico e critica da portare in pochi mesi l'ottetto ai vertici delle classifiche degli ascolti in streaming con milioni di click, di cui la pubblicazione del cofanetto di 4 CD uscito per Brilliant Classic a maggio 2019, contenente l'integrale dei concerti e sinfonie per archi e basso continuo, ha costituito una tappa importante. Tratto da questo importante corpus il prossimo video, l'allegro dal concerto per archi e basso continuo in Do maggiore RV 109. Nel prossimo ed ultimo intervento del duo Ad Libitum, l'aspetto della creazione di nuove composizioni a noi dedicate. Carlotta Ferrari, compositrice di respiro mondiale, fecondissima, scrive per noi Aer, in uno stile essenziale, quasi spoglio, di sapore modale. Vi si coglie un'ispirazione legata alla corrente della New Simplicity dell'Estone Arvo Pärt. L'aria è elemento dominante nella visione musicale del nostro duo. Un privilegio dunque per noi aver ricevuto questo dono dalla nostra amica, la cui musica viene eseguita in luoghi quale Westminster Choir College, New York University, la Basilica della Salute di Venezia, il National Center for Performing Arts di Pechino, St. George Hanover Square a Londra, Manhattan Central Synagogue di New York, Cattedrale di Melbourne, Basilica di Santa Croce a Firenze tra i tanti. Thank you.
Gli anni di carriera e di esperienza maturata da ogni singolo componente del gruppo accanto ai grandi del barocco influenzano il modo di fare musica dell'ensemble Archicembalo, arricchendone l'esecuzione di un bagaglio importante, sempre al servizio del risultato musicale e discusso alla ricerca delle soluzioni, che rendono il gruppo e il suo stile riconoscibili per timbrica, fantasia, equilibrio e carattere, senza mai travalicare il rispetto della partitura. Nel 2021, un ulteriore tassello del progetto vivaldiano vedrà la luce con l'uscita, sempre per la casa discografica olandese Brilliant Classic, di due CD contenenti l'integrale delle sonate per due violini e basso continuo del Prete Rosso. Come conclusione del nostro concerto, vi proponiamo la ciaccona del concerto per archi e basso continuo in Do maggiore RV 114.